Oggi vi farò vedere come si mette a posto un trollo di Facebook. Ben ritrovati pinguini in questo nuovo vlog. Io sono Valerio e oggi vi porto una mia esperienza molto recente, successa 2 giorni fa, di un tizio che su Facebook, tra l'altro in un gruppo di un anime, voleva fare il bulletto con me e io l'ho messo al suo posto. Questo video sarà della serie Persone Furioni. Se voi non conoscete la pagina Instagram di Persone Furioni, andatela a vedere. Così capirete il tono e il motivo per cui sto facendo questo video. Ma parlando di Instagram, perché non seguite anche me? Qui sotto c'è il mio tag. E se volete, perché non vi iscrivete al canale e cliccate la campanellina, così da non perdervi gli altri video furioni che farò. Il mio cane si è emozionato. Forse vi state chiedendo che cos'è quel green screen. Quello è il mio tentativo economico di non avere dei copyright strike, sperando che questo trucco funzioni. Prima di entrare nel vivo di questo video e di farvi vedere il furione che c'è in me, vi devo raccontare un po' di background, perché altrimenti non capireste di quello che si parla. Come ho detto in questo video, io sono un fan di Hunter x Hunter. Come potete ben vedere da questa carrellata, io ho tutti i manga usciti sinora. Anche se ancora non ho letto l'ultimo, non ho letto di proposito perché sono anni che non escono altri volumi, il manga ancora deve terminare. E io non mi leggo l'ultimo perché così nella mia testa ancora non è finito e posso sempre andarlo a leggere. E non è colpa dell'autore che non li pubblica altri, è colpa mia che sono pigro, tra virgolette, cioè mi autoconfingo di essere pigro, così da non andare avanti nella storia. E resta là. Tuttavia, questa cosa che ho detto che l'autore non sta scrivendo più manga non è esatta. Di recente ha rilasciato una dichiarazione e stanno pubblicati altri volumi, di cui forse sarà fatta anche una trasposizione anime e dei nuovi volumi che usciranno, ma parliamo di altro. Di Hunter x Hunter sono uscite 2 trasposizioni anime. Una, se non ricordo male, del 99 e l'altra, quella più recente, del 2011. Quella del 99, se non ricordo male, finisce alla saga di Greed Island. Invece, quello del 2011 arriva fino all'elezione del 13° presidente dell'associazione Hunter. Ovviamente perché finiscono in questi punti? Perché quando furono fatti quegli anime, all'epoca il manga era arrivato in quei punti. Tra l'altro, l'anime del 2011 è quello più fedele al manga. Come molti manga e anime giapponese, Hunter x Hunter è suddiviso in archi. Il penultimo arco è l'arco narrativo delle forme chimere. Le forme chimere sono delle creature che riescono a riprodursi non facendo, come dice Barba Scura X, l'amore, ma con un processo che l'autore si è inventato, chiamato fagogenesi, cioè loro mangiano animali e quindi creano altre forme chimere, ecco perché sono chimere, con sembianze di quegli animali. Forse non ho specificato cosa significa la prima parte del nome forme, significa formiche, cioè sono delle formiche che attraverso il processo di fagogenesi creano altre formiche, però dalle sembianze degli altri animali che mangiano. Quindi c'è Leol che assomiglia a un leone, c'è Chitu che è un ghepardo, c'è Icalgo che è un polpo, però lui non voleva essere un polpo, lui voleva essere un calamaro. Questa è un'altra storia. Tra le altre forme chimere che ci sono nell'anime, ne spiccano un paio in particolare. E tra queste che spiccano in particolare abbiamo il personaggio di Neferpitu, o semplicemente Pitu, questo personaggio qua che vedete dietro di me. Ora, il genere di questo personaggio non è chiaro. Essendo il giapponese una lingua che usa pronomi che hanno un genere un po' come in italiano, vengono utilizzati pronomi prettamente maschili. Nella versione inglese utilizzano sempre i pronomi he and him per Pitu. Quindi voi potete dire il problema è risolto, è un personaggio maschio. Non così veloce, perché sia in inglese che in giapponese questo personaggio è doppiato da doppiatori femminili. Quindi, essendo io in un gruppo di Facebook di Hunter x Hunter, un tizio ha pubblicato una foto di Pitu scrivendo, in inglese anche scritto male, che qui ha scritto my crutch. In realtà voleva dire my crush. Crush in inglese è il termine che si usa quando una persona ha una cotta con un'altra persona. My crush. Lui voleva dire ho una cotta per Pitu, che non c'è nulla di male. Ma adesso andiamo nel dettaglio. Come potete ben vedere dallo schermo, sembra un personaggio femminile, però, come vi dicevo, il suo genere non è chiaro. Ora che vi ho fatto questa panoramica, scrolliamo e arriviamo al punto in cui sono diventato furione. Questa persona risponde: sì, è anche la mia crush, però Gon, che è il protagonista della serie di Hunter x Hunter, l'ha fracassato prima che lui potesse. Cioè, nel senso, siccome crush significa anche nello stesso tempo fracassare, schiacciare, perché il protagonista della serie, Gon, che è un ragazzo di 11-12 anni, se non ricordo male, proprio l'ha
fracassato, e lui utilizza questo gioco di parole crush sia per intendere la cotta sia per dire che l'ha fracassata. Guardate bene, questa persona ha utilizzato il pronome he. Sto tizio risponde e dice: volevi dire she? Risponde dicendo: cosa? No, Pitu è un ragazzo. Un altro risponde: cosa? Un altro risponde: veramente? E il tizio di poco fa dice: sì sì, veramente. E lui fa: oh. Rispondo io dicendo semplicemente che il genere di Pitu è dibattuto. Secondo alcune sorgenti, specialmente il manga, si pensa che sia un ragazzo. Quindi sì, è un ragazzo. Anche il genere di Alluka, che è un altro personaggio, non è chiaro. È il fratello di Killua o la sorella? Perché c'è chi dice che è il fratello di Killua, c'è chi dice che è la sorella di Killua. Anche nell'anime è così, cioè non si capisce. Però magari se uno ha visto diversi anime o ha letto diversi manga, il fatto che ci possano essere dei personaggi che hanno un genere ambiguo non è una novità, almeno per me. Questo risponde una cosa relativo all'ultimo commento che ho fatto su Alluka, quindi saltiamo, che non fa parte di questa discussione. Ecco, qui arriva il nostro amico che vuole fare il furbo con me e che ho messo a posto. Questo risponde dicendo: onestamente, hanno i genitali? Perché effettivamente sia nell'anime che nel manga i genitali non si vedono. E io ho detto: se la metti su questo piano, anche Hisoka, che è un altro personaggio di Hunter x Hunter, che è umano, non ha i genitali, perché in una scena si vede tutto nudo e appunto non ci vede la mica. E infatti l'ho detto, possiamo assumere semplicemente che sono censurati, no, perché non si vedono, non ci sono. E lui risponde: sì, ma lui è umano, riferendosi a Hisoka. Nefer Pitu è letteralmente una formica senza genitali. E ho detto: una formica incrociata con un gatto, perché non potrebbe avere i genitali? Inoltre, e guarda qua che ho utilizzato they per riferirmi a Pitu, perché they in inglese significa sia loro, ma può essere anche utilizzato come pronome per la terza persona singolare quando non si vuole utilizzare né he e né she, quando c'è una, diciamo, ambiguità di genere, quando per esempio in inglese si vuole parlare di una terza persona, magari tu non sai se l'amico di cui si sta parlando è un ragazzo o una ragazza, semplicemente puoi dire what are their name, tipo come si chiama, siccome sembrerebbe male dire what is his name, cioè uno fa già un'assunzione che sia maschio, a meno che uno ha delle conoscenze pregresse per assumere che sia maschio, allora lo puoi fare, ma nel caso they è il pronome che ti permette di saltare l'ambiguità di genere. È una cosa che in italiano, secondo me, sfortunatamente non abbiamo, ed è difficile da tradurre. Io utilizzerò il pronome maschili per Pitu, perché non so cos'altro utilizzare. Se io sbaglio, perdonatemi. Quindi, dove eravamo rimasti? È una formica incrociata con un gatto per il processo della fagogenesi. E quindi, perché non potrebbe avere i genitali? Inoltre, indossa i vestiti. Quindi, come fai a sapere che mancano i genitali? Vedete come sono stato tranquillo, educato e pacato nel portare avanti le mie idee. La mia idea è molto semplice: inutile dire she o he, non si sa se è maschio o femmina. Però se tu hai una cotta per un personaggio di questo tipo, per me va bene, indipendentemente dal genere, giusto? Non c'è problema. E questo ha messo sul piano dei genitali, cioè secondo me non c'entra un c***o. Ma andiamo avanti. Ora, il nostro amico Geno del Male ha cancellato i suoi commenti, perché prima di questo ce n'è uno, ma io ho gli screen che vi metterò a video. Quindi leggiamo, la sua risposta è stata: se vuoi una formica mischiato con altro DNA, allora falla, amico mio. Ma che cazzo ha parlato di fottere una formica? Ma mica io poi vado a fottermi un personaggio degli anime. Io stavo semplicemente commentando su una caratteristica di questo personaggio all'interno del mondo di Hunter x Hunter. Non ho mai parlato di fare roba sessuale. La mia risposta è stata veramente molto, diciamo, sopra le righe. Almeno io avrò un po' di divertimento. Tu puoi continuare a fare quello che già fai, ovvero guardarci da una lunga distanza, idiota. E il tizio risponde: beh, ho letto un pochettino e apparentemente possono avere i genitali, quindi penso che tu lo puoi fare. Si intende trombare. Qui ha fatto un errore grammaticale. Anziché scrivere you are into o you're, tipo you apostrofe RI come vedete in sovraimpressione, ha scritto you're, tipo il tuo. È un errore che si commette spesso tra i madrelingue, quello di confondere questa parola con questa parola. Ora, da gran marnasi quale io sono, questa cosa mi ha triggerato non poco. E quindi io rispondo you're con l'asterischetto dicendo che ha sbagliato. Forse potresti leggere alcuni libri
per migliorare il tuo inglese invece di cercare i delle formiche. Solo un piccolo suggerimento. La sua risposta è stata: forse potresti provare a essere un essere umano decente per una volta e poi ti sentiresti in pace sulle tue scarpe, qui c'è scritto sulla tua pelle, cioè ti senti bene con te stesso. Allora, punto 1, tu mi dici che io devo andare le formiche e poi cancelli i commenti, meno male che ho gli screenshot per fare questo video. Poi io ti rispondo a tono e tu dici che io devo essere un essere umano decente, vabbè. Ma lui rincara la dose dicendo: se sei in questo gruppo per fare il bullo con le persone, per favore vattene, grazie. Tra l'altro, notare che lui finalmente ha scritto bene "you are" in forma contratta. Continuiamo a leggere. E io dico: temo che tu hai iniziato tutto questo e quindi ti prendi quello che tu hai chiesto, mio amico analfabeta. La sua risposta è stata: dimenticare un apostrofo non significa che io sono analfabeta. Sei ovviamente un bullo, quindi vattene. Punto 1, non hai dimenticato solamente un apostrofo, ma hai dimenticato anche un E. Se hai il problema è solamente l'apostrofo, anche io quando scrivo sia in italiano che in inglese, anziché l'apostrofo scrivo uno spazio, perché mi rompe il cazzo il simboletto dell'apostrofo. Questo è vero. Però io metto uno spazio e i miei amici che mi conoscono lo sanno che quello spazio è l'apostrofo, lo sanno. Però è una cosa che faccio io, che mi contraddistingue, e comunque, visto che io non scrivo per con X o CMQ comunque, è l'unica cosa che faccio. Fatemela passare. E quindi voi potete pensare che questa sia tutta la storia. In realtà no, io ho scritto un altro commento alla fine, in cui ho detto, perché anche qua lui ha scritto "tu sei in forma corretta", e io ho scritto, visto che lui ha scritto già bene due volte, almeno vedo che hai imparato. La cosa che mi rende più orgoglioso non è tanto questa storia di... perché alla fine è una storia stupida. Cioè, parliamo di personaggi degli anime e stiamo litigando. Mi rendo conto che è una cosa stupida. Però io non ti permetto, chiunque tu sia, di calpestarmi i piedi. Cioè, proprio non te lo permetto. E infatti, nel momento in cui mi ha calpestato i piedi, io sono uscito dal discorso anime e sono andato sul personale. Perché tu vai sul personale, io esco e ti riporto nel mondo reale. Ma il fatto che mi rende più orgoglioso di tutta questa storia è che lui, almeno da quello che vedo dal suo profilo Facebook, è un madrelingua. E ha preso una lezione di grammar nazi da un italiano. Questa è la cosa che mi rende più orgoglioso. E quindi, pinguini, voi cosa ne pensate? Sono io il bulletto o è lui il bulletto? Lasciatemi un commento per dire la vostra. E se questo video vi è piaciuto, perché no? Lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdervi gli altri commenti furioni che farò. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!